Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, è uscito finalmente in Italia Black Panther Wakanda Forever, il secondo capitolo dedicato a Pantera Nera, che ovviamente ha una storia incredibilmente commemorativa nei confronti dello scomparso e compianto Chadwick Boseman. Non è un video recensione, arriverà più avanti come al solito, e come al solito sono quindi qui per farvi un excursus su quella che è la post credit del film, per dirvi se mi è piaciuta, non mi è piaciuta, per andare a cercare di spiegarvela, dirvi secondo me cosa è stato cambiato rispetto ai progetti iniziali, dirvi anche quelle che secondo me saranno le basi per il futuro del personaggio. Ovviamente si tratta di un video spoiler, quindi se non avete ancora visto il film vi consiglio di non continuare nel caso non vogliate rovinarvi appunto la mid credit, se vogliamo essere precisi, perché non è una post credit ma è quella che c'è dopo i primi titoli di coda animati ed è l'unica scena presente. Quindi ragazzi, se volete proseguire, 3, 2, 1, via. Tra l'altro, prima che mi dimentico, la maglia che indosso la trovate su MP, so già che me lo starete per chiedere, ve la lascio linkata qui sotto in descrizione, mentre la collana di Pantera Nera, che tra l'altro è piaciuta un sacco a tutti durante la premiere italiana di ieri sera, l'ho presa su Amazon, costa pochissimo e vi arriva tra l'altro con anche la testa di Pantera in formato portachiavi, anche quella linkata qui sotto in descrizione. Comunque torniamo alla mid credit che vi dico fin da subito non mi ha fatto particolarmente impazzire, non che non sia bella, la scena l'ho trovata molto emotiva e contestualizzata appieno con l'idea generale del film, però secondo me non è una post credit per come concepisco io l'idea della post credit. Infatti è letteralmente l'ultima scena del film tagliata e incollata dopo i titoli di coda, perché infatti continua esattamente da dove si conclude la pellicola. Io posso capire il discorso che hanno fatto in Disney, il produttore del film Nate Moore ha detto che la loro idea riguardo questo film era un po' come Endgame, ovvero non voler dare troppi incipit per il futuro, racchiuderlo all'interno di se stesso appunto come commemorazione nei confronti di Boseman. Ci sta, lo capisco, però comunque non è qualcosa di incredibile. Diciamo che tutto il film mi è piaciuto, ma non c'è stato mai nulla che mi ha lasciato sorpreso e stupito, era tutto facilmente intuibile dai trailer, ma comunque ne riparleremo nel video dedicato. Il film infatti si conclude facendoci vedere Shuri raggiungere Nakia ad Haiti per bruciare sulla spiaggia la sua veste funebre e tentare così di superare il lutto del fratello scomparso, che nota margine fanno morire per una malattia off screen all'inizio del film. Si interrompe così la pellicola, abbiamo i titoli di coda, quelli con l'animazione, e poi questa famosa mid credit che continua esattamente da dove si era interrotto il film, ovvero vediamo Nakia raggiungere Shuri in lacrime sulla spiaggia per presentarle suo figlio Toussaint, ovviamente figlio suo Edith Challa, con questa scena molto commovente, ripeto, in cui entrambi dicono che si erano preparati per il lutto di T'Challa, col bambino che dice di chiamarsi in realtà in wakandiano T'Challa anche lui, appunto in memoria del padre. Figlio che i due hanno avuto prima del blip, secondo quanto dichiarato da Nakia, hanno tenuto nascosto per farlo crescere senza la pressione del dover diventare re. Figlio di cui la regina Ramonda sapeva l'esistenza, l'unica ignara di tutto ciò era appunto Shuri. E così si conclude appunto la mid credit, che ripeto, secondo me potevano tranquillamente lasciare come ultimissima scena del film e a questo punto non mettere nulla. Ora, l'idea che mi sono fatta riguardo è che questa scena sia puramente commemorativa come grossa parte del film, perché sì, nei fumetti della Marvel esiste un figlio di T'Challa e di Tempesta chiamato Azari T'Challa, che però fa parte di universi alternativi, dell'universo 616-16 e dell'universo dei Next Avengers, che era appunto questa serie animata con tutti i figli degli Avengers. Dubito che vedremo questo bambino diventare appunto la Pantera Nera, magari in una nuova formazione degli Young Avengers, anche perché è troppo piccolo, soprattutto rispetto magari a Kate Bishop, Cassie Lang, ok, è vero, Billy e Tommy sono bambini quando li abbiamo visti in WandaVision, ma sicuramente li faranno crescere per poi unirli alla squadra. Io sono comunque dell'idea che gli Young Avengers arriveranno e dubito che la scritta Black Panther tornerà sia un riferimento a il figlio di T'Challa, ma è ovviamente un riferimento secondo me a Shuri, che è lei la nuova Pantera Nera. Onestamente, guardando il film, per me è parecchio chiaro ed evidente il fatto che inizialmente la pellicola era stata concepita in maniera diversa e che poi l'hanno dovuta riscrivere ovviamente dopo la morte di Chadwick Boseman. La questione è che secondo me la guerra tra Tulakiani, dato che non c'è Atlantide ma c'è Tulakan, e Wakandiani era il fulcro centrale della pellicola, con lo scontro tra T'Challa e Namor, che qui viene chiamato Namor. Tra l'altro l'hanno giustificata in una maniera molto furba e sensata secondo me questo cambio di accento, ed infatti secondo me la famosa post
post-credit con l'apparizione di Destino, che era stata teaserata perché era stato leakato il visual concept di Destino che si palesava di fronte a una figura misteriosa, era nei piani iniziali. Loro hanno dichiarato in Disney e Marvel Studios che non era mai stata loro intenzione inserire Destino, ma io ci credo poco. Secondo me inizialmente appunto doveva esserci questo scontro tra Wakandiani e Atlantidei, continuerò a chiamarli Atlantidei per comodità, e appunto sarebbe dovuto uscire fuori nella post credit che c'era Destino a muovere tutte le fila, e riscrivendo completamente il film hanno deciso di tagliarla all'ultimo, anche perché per come è stato gestito il film, per come è stata gestita la storia, far uscire fuori un qualcuno all'ultimo che avesse spinto Namor a scontrarsi con i Wakandiani non aveva senso, anche perché guardando il film le motivazioni di Namor che lo spingono ad attaccare il Wakanda, perché lo spingono a voler attaccare il mondo, sono abbastanza chiare e ben precise, e far uscire alla fine un Destino, un qualsiasi altro personaggio per sottolineare come ci fosse lui dietro a muovere le fila non avrebbe senso, perché è chiaro che Namor agisca per sua decisione personale. Però secondo me sì, doveva esserci Destino, anche perché il visual concept leakato era identico a quello che era uscito prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove vedevamo appunto Wanda contro Xavier, e quindi per me era dato per certo che ci sarebbe stato, quindi per me inizialmente era sì presente nei piani iniziali, ma poi col cambio di scrittura della pellicola hanno deciso di toglierlo, anche per non spostare tutta l'attenzione che secondo me avrebbe avuto Destino rispetto al resto della pellicola, che sì, mi è piaciuta, non mi ha fatto esaltare, e come vi ho detto prima è una grossa commemorazione nei confronti di Chadwick Boseman. La figura di T'Challa è presente per tutto il film, dall'inizio alla fine, e noi lo riviviamo e lo omaggiamo attraverso il ricordo dei vari personaggi. Comunque ragazzi, questo era il mio pensiero riguardo alla post credit, ripeto, non mi ha fatto particolarmente impazzire, ci sta che l'abbiano voluta rinchiudere all'interno di tutta la concezione del film, però comunque dai, va bene così, ci vediamo più tardi poi con la recensione un pochino più dettagliata sulla pellicola. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se avete già visto il film, se vi è piaciuta questa post, se anche voi siete dell'idea che inizialmente sarebbe dovuto esserci Destino e poi l'hanno tagliato alla fine. Quindi via, sotto nei commenti lasciate un piace al video, condividete sui vostri social, e noi come sempre e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!